belli freschi, come potete vedere appunto dallo sfondo. Adesso andrò a fare la monografia di Edgar Wright, qui vedete il grandissimo Simon Pegg in Hot Fuzz. Scusate la qualità dell'immagine, non ho trovato una migliore, in realtà non avevo neanche tempo di cercarla. In un giorno in cui escono Fibra, Charlie, Rosalia e Blade, io sono qui a fare la monografia di Wright, quindi capita l'edizione, poi me li pomperò tutti, speriamo di riuscire entro oggi. Va bene, apriamo il documento, bene, perfetto. Vabbè, alla fine sarà una monografia anche più corta perché c'ha letteralmente 6 film, 7. No, 6 perché uno non l'ho visto. Vabbè, il primo è Fistful of Fingers, che da quel che so è un western, comico western, non l'ho visto, nessuno penso l'abbia visto. C'è un film che conosce Wright, chi l'ha prodotto, magari l'ha prodotto lui stesso, quindi nel senso, dai. E poi va bene. Ah, sto vedendo che ha fatto lo sceneggiatore di Ant-Man. Un grande. Va bene, ok. L'Alba dei Morti Dementi, primo film dopo Fistful of Fingers, primo film degli anni 2000, è l'inizio della trilogia del Cornetto. Beh, raga, di che cosa possiamo dire? Ovviamente, parodisticamente cerca di fare quello che L'Alba dei Morti Viventi non ha fatto, quello di Snyder, ovvero divertire il suo spettatore, e lo fa secondo me molto bene. Cioè, è un film molto divertente, funziona molto bene. Per alcuni il migliore della trilogia del Cornetto, secondo me, è quello che trovate qui dietro, che è Hot Fuzz, di cui parleremo in seguito. Comunque, va bene. Cioè, secondo me, L'Alba dei Morti Viventi è un gran bel film. Funziona. Diverte, è girato molto bene, narrativamente funziona, appunto funziona anche in funzione, scusate il gioco di parole, della comicità che Brian vuole proporre, quindi direi che è un gran bel film, secondo me. Poi arriviamo al 2007, Hot Fottuto Fuzz, secondo film della trilogia del Cornetto. Cioè, raga, questo film è apocalittico. Cioè, apocalittico, è assurdo come riesce a mischiare mille generi: azione, thriller, poliziesco, comico. Cioè, riesce a mischiare così tante cose, Dio cane, che è troppo assurdo, raga. Cioè, oltre secondo me ad avere proprio una pulizia registica superiore a... Ah, no, devo spostare un attimo la cam, scusate, ho messo un po' di merda. Ok, dicevo, cioè oltre a una pulizia registica maggiore, secondo me L'Alba dei Morti Dementi è proprio un film migliore, perché è proprio divertente, cioè sto film è proprio bello, cioè voi vedete L'Alba dei Morti Dementi, dite, bello, un buon inizio di trilogia, ci sta, comicità che funziona, comunque funziona, bello, vedete questo, dite, cazzo che mina raga, c'è cioè, uno dei film più divertenti che abbia mai visto, veramente divertentissimo, con nubi di mille generi fatti di Cristo, poi possiamo dire Simon Pegg, porco dio raga, Simon Fottuto Pegg è uno degli attori più underrated della storia, qua è letteralmente un dio, come potete, vabbè raga, nel senso, cioè vedete qua dallo sfondo raga, là, nel senso, è assurdo, dio porco, film assurdo, miglior film di Wright secondo me, se la gioca con quello che, di cui parlerò fra poco. Ok, arriviamo a parlare del film successivo che non fa più parte della trilogia del Cornetto che concluderemo dopo con La fine del mondo. Ma abbiamo Scott Pilgrim vs. The World. Scott Pilgrim vs. The World è una delle commedie più fighe, più intrattenenti e più divertenti che abbia mai visto nella mia vita. Cioè, tocca picchi veramente di grottesco. Ah sì, no, scusate un attimo, però c'è una cosa da dire. Qui c'è una cosa da dire, visto che c'è stato il grottesco. C'è una cosa da dire. Scott Pilgrim vs. The World, maggiore Il Grande Lebowski, con tutto il rispetto che secondo me è un bel film. Ad Ale per dire asciuga, ad altre persone che conosco lo ritengono un film di Cristo. Suegga. È bello, è un bel film, infatti a me piace molto, però secondo me Scott Pilgrim, cioè ma in realtà non è che c'entrano i film, semplicemente
ha dei siparietti grotteschi Scott Pilgrim, quindi mi è venuto in mente di citare il grande Lebowski, che è proprio la quintessenza del grottesco moderno. Poi vabbè, non sono un grande, cioè non sono un grande, come si dice, non fan, perché mi piace comunque, ma non è che ho troppa cultura sul cinema grottesco, quindi non saprei dire nel passato com'era, però posso dire che negli anni 2000 più o meno, non in realtà so neanche di che anno è il grande Lebowski, comunque boh, fino agli anni 90 sono nel 2000, è incredibile. Vabbè, Scott Pilgrim vs. The World, c'è questo, raga, c'è di cosa dobbiamo parlare, è bellissimo, c'è proprio bello, c'è ma non bello, più che bello, c'è proprio perfetto, è la commedia perfetta, raga. Cioè, voi parlate di commedia, parlate di grottesco, parlate di teen, non potete parlarne, Dio porco. Cioè, l'unico modo in cui voi possiate parlare di più o meno di roba da teen, di commedie, di grottesco, è aver visto Scott Pilgrim, Dio cane. È il miglior film della storia, vaffanculo, Dio cane. Cioè, Wright un tra... Cioè, Wright, porco Dio, è un regista troppo... Cioè, direi che non nel senso che non conosce nessuno, ma vedo gente... Edgar Wright, sì, sta lì, ci sta. No, testa di cazzo, un regista di Cristo, porco Dio, pisci in bocca Spielberg, pisci in bocca Tarantino, pisci in bocca Scorsese, Dio cane. Andate a fanculo, testa di cazzo. Ok, poi arriviamo alla fine del mondo, la chiusura della trilogia del cornetto. Questo secondo me è il peggiore della trilogia del cornetto, però è molto carino, bello bello. E funziona, è divertente anche questo, ma comunque c'è una cosa che riesce a fare, cioè allora io raramente, allora io non sono un grosso estimatore delle commedie, vi dirò, cioè in generale, perché è raro che io riesca a ridere durante una commedia, però la comicità di Wright secondo me non fa ridere, cioè fa ridere anche, ok, però è proprio piacevole, cioè voi vedete un film di Wright, vi divertite genuinamente, ma non nel senso... Cioè, è proprio, potrei fare il parallelismo con tipo un horror di... come si chiama? Porco Dio! Di Eggers. Cioè, praticamente, tu guardi un horror di Eggers e sai già che ti piacerà per le atmosfere, per l'immaginario, per appunto la tensione che si respira. E non per i classici jumpscare. È lo stesso discorso per le commedie di Wright, secondo me. Cioè, voi potete... Non ridere tanto, cioè non è che ridi, cioè ridi anche sì, ma non sono quelle risate sguaiate come tipo le ciccione quando vedono The Rock dare un pugno. Cioè qui racconto un aneddoto che stavo vedendo con un socio, Jumanji 2 al cinema, c'era una cicciona davanti a me e quando The Rock ha tirato un pugno e ha fatto volare uno, questo qua, tre del cazzo, sei grasso, non rompermi i coglioni. È praticamente, cioè, Wright riesce a... Non commissionare, come si dice, a creare delle commedie molto piacevoli che ti fanno scappare la risata, ma sono piacevoli nel complesso, capito? Sono complete perché ti fanno sia ridere che comunque in generale, cioè, se tu sei contento, sei felice, ti fanno prendere bene, sono piacevoli, sono divertenti, ma divertenti non nel senso che ridi costantemente, proprio divertenti da vedere, piacevoli, belle, tipo bello figo, ecco, tipo bello figo, letteralmente. Cioè, letteralmente una commedia di Wright è un pezzo di bello figo, quindi una mina. Vabbè, poi arriviamo a Baby Driver, il genio della fuga. Molto carino anche questo, secondo me, molto carino. Vabbè, questo qua tende molto di più all'azione rispetto ad altre sue commedie, però comunque c'è sempre quel lato un po' comico, commediucolo, un po' gozzovigliante, mondano. E molto carino, goliardico, bello, bello, molto bello anche questo, l'azione è girata bene, poi qui se non ricordo male c'è anche mio fratello John Hamm, fatemi controllare, vado a cercare su Wikipedia un attimo, c'è mio fratello John Hamm da qualche parte qua, sì, che fa appunto Buddy, e un grande John Hamm, porco Dio, veramente guardatevi Mad Men, che ho tra l'altro fatto una recensione che non so neanche se uscirà mai, però veramente dovete guardarvelo, è veramente una delle serie più fighe che abbia visto. Qua giochiamo un mostro, beh, non è il protagonista, qua per un drago comunque. Vabbè, il film è molto carino, girato bene, narrativamente funziona, è divertente. Bello, bello. Non è un capolavoro, però è bello, secondo me. Comunque veramente Pride non ha sbagliato un film. Poi abbiamo Ultima Notte a Soho del 2021, che ne aveva parlato forse Dale brevemente in un video, io non l'avevo ancora visto, l'ho recuperato.
Secondo me non è un brutto film, per l'amor di Dio, non è un brutto film. Poi c'è Anya Taylor-Joy che è una dea ed è anche bra molto brava a recitare, lei è proprio la next big thing di Hollywood e ne sono molto felice. No, comunque secondo me il punto di questo film è che visivamente allora, è diverso da ogni cosa che ha fatto Wright in precedenza, questa cosa l'ho apprezzata, c'è cioè, i registi che riescono a cimentarsi in nuovi generi, già facendo un buon prodotto la prima volta che lo fanno, li rispetto al massimo perché si mettono in gioco e riescono a fare delle cose buone. Questo secondo me è molto un bel film, narrativamente per alcuni li hanno zoppica, boh, ma sinceramente non è l'intento di Wright, non mi frega un cazzo che zoppica, come se dici a Carpenter, porco Dio, che in Essi vivono i Roddy Piper non sa recitare. Dio boy, è letteralmente un wrestler. Dio canna, l'ha preso appunto perché non è il punto del film. Scusate il gioco di parole un'altra volta. Cioè, il punto del film non è saper recitare di Roddy Piper, è l'immaginario, è la critica al consumismo, porco Dio. Di conseguenza, questo film vuole essere tanto visivo, infatti, visivamente spaventoso. È uno dei film visivamente più fighi che abbia visto negli ultimi anni. Degli ultimi anni, non, cioè, nel senso, negli ultimi anni ho visto anche altri film tipo Neon Demon rivisto, quindi capito. Però, degli ultimi anni, uno dei film visivamente più impattanti, più fighi che abbia visto. Poi va bene, nel senso, l'immaginario è fighissimo, l'atmosfera che si respira è molto figa. Poi, chiaro, narrativamente è normale, però non è quello il punto del film, capite? Cioè, se tu fai un film narrativamente da 6, non è da 6 comunque questo, fai narrativamente da 6, ma il tuo punto è fare risaltare l'estetica o fare una critica a qualcosa, la narrazione passa in secondo piano. E qui secondo me Wright voleva dare un forte impatto visivo con una trama accennata, decente, cioè che funziona, ma niente che dici porco Dio che cazzo ha fatto Wright, cioè capite la differenza. Quindi secondo me è un bel film. Non so, boh, allora non avendo visto Fistful of Fingers non posso dire qual è il peggiore di Wright, però secondo il film di Wright che mi è piaciuto meno penso sia, non so, La fine del mondo forse, non è questo comunque. Vabbè, comunque Brecht cioè, non ha sbagliato un film, raga, cioè tipo, riprendiamo tutti i film, cioè il miglior film, beh, il miglior film, porco Dio, è tipo un 8,5, quasi 9, che secondo me sono sia Hot Fuzz che Scott Pilgrim su quel voto lì, il peggiore è forse La fine del mondo, è comunque un 7 abbondante, un 7,5, cioè Wright è un regista flawless, porco Dio. E Fistful of Fingers non l'ho visto, ripeto, quelle poche persone che l'hanno visto, che su Letterboxd ho visto un rating basso, ma in realtà non è che mi faccio influenzare a ste stronzate, non sono Ricci di Piemonte, quindi tranquillamente magari me lo vedrò, però essendo film, cioè da quel film lì è flawless, cioè, potrebbe essere anche un film da zero, mi frega un cazzo, è flawless, è immacolato, quindi bella per Edgar Wright e speriamo che nei prossimi anni faccia un altro film di livello come ha fatto con Ultima Notte a Sol l'anno scorso, bella, è finito il video.